Salve a tutte e tutti, care amiche ed amici di YouTube, e un saluto speciale al nostro amico Claudio Wolf, che sta in Google Plus, no, che sta in Google Plus e in YouTube come Claudio Wolf, e in Facebook come Claudio Show. Bene, il tema di cui vi voglio parlare oggi, che non ne ho potuto parlare ieri perché avevo un occhio gravemente irritato, è stato il primo dibattito elettorale fra Hillary Clinton e Donald Trump. Un dibattito elettorale o pre-elettorale, che so che ha tenuto molti anche in Italia col fiato corto, anzi insonni, perché erano le prime ore del mattino in Italia e invece era notte quando si è trasmesso negli Stati Uniti. Un dibattito insipido che ha lasciato molta gente delusa, come tipico dei dibattiti politici di questi tempi, nei quali si guarda e si appunta di più alla pancia dell'elettore, alle sue necessità viscerali, piuttosto che al suo cervello. Quindi, come dire, io, come futuri presidenti degli Stati Uniti, dal dibattito che ho potuto seguire, dallo scambio di vedute e di insulti, insulti che vedute, si sono pizzicati molto, non sono né per la Clinton né per Trump. Perlomeno in questa prima confrontazione hanno dimostrato di poter entrambi scendere ai più bassi livelli della politica. E questo non è un alloggio per nessuno dei due, ma ci fa anche capire fino a che punto si è scesa in basso la politica negli Stati Uniti. Veramente non so quale sia l'ideologia di Trump. Sembra una specie di Silvio Berlusconi, un industriale che scende nella politica. Invece Hillary Clinton, fra le altre responsabilità, ha quella di aver fatto prendere d'assalto l'ambasciata americana in Libia da parte dell'ISIS. E poi questo scandalo delle mail trafugate da un server russo attraverso pirati. Che Trump avesse chiesto aiuto a Putin e Putin abbia negato che gliel'abbia dato, vabbè, è una nota di colore. Che scriveva Hillary Clinton nelle sue 30.000 email mandate con un server privato, poi non con un account tipo Yahoo, con un server suo. Non si saprà mai, ma d'altra parte non si sanno molte cose occulte di Trump. Quindi i due candidati pareggiano, per così dire. Il dibattito è stata una cocente delusione per tutti coloro che si aspettavano qualcosa di sostanziale. Io invece non vi riponevo nessuna aspettativa, per cui è stato esattamente un dibattito monotono e piatto, come qualsiasi altro dibattito pre-elettorale per le presidenziali statunitensi. Nulla di nuovo, nulla di allarmante, nulla di angosciante, nulla di particolarmente apocalittico o rivelatore di nessuna verità. A dire il vero, che vinca Trump o che vinca Clinton, sempre l'apparato che starà dietro questi presidenti saranno le industrie, le lobby, le corporazioni, le banche, la finanza. Sono loro che decideranno la vera politica. Infatti, negli Stati Uniti ci sono stati dei periodi in cui hanno governato dei veri imbecilli.
Eppure il paese è andato avanti. Quindi questi dibattiti elettorali presidenziali negli Stati Uniti sono più che altro per influenzare l'elettorato, ma non propongono nulla veramente. Trump vuole figurare come una persona di molto esito, e la Clinton vuole anche lei passare per una buona statista. In realtà non so, ambedue sono circondati come una, come se fosse un'aureola nefasta e negativa da scandali e scandaletti vari. Non so veramente chi possa peggiorare di più la situazione non solo degli Stati Uniti ma anche mondiale, non dico migliorarla, perché purtroppo non si sta parlando di San Marino, Liechtenstein, Malta o il Principato di Monaco o neanche il Vaticano. Si sta parlando di una superpotenza che è sempre meno l'unica grande potenza mondiale, ma che comunque è ancora incisiva per i destini dell'umanità, che arriverà a stare in mano di uno di questi due scellerati. Sarà motivo di grande preoccupazione o tutto continuerà ad andare male come sempre? Su questo interrogativo, che sia peggio o che sia meglio che vinca, che io vi chiedo di mettere un commento su questo video. Chi vi piace di più? Chi votereste voi? Trump o Clinton? Chi vi sembra il migliore o il peggior candidato? Chi deve vincere o chi deve perdere? Chi potrebbe essere la rovina del mondo o la sua salvezza? E chi è migliore o peggiore per gli Stati Uniti come presidente? Io vi lascio. Come al solito, grazie di seguirmi e grazie a te, Claudio Wolf, di seguirmi in Spreaker, in YouTube, in Facebook, io faccio altrettanto e vi lascio alla prossima. Ma commentate questo video. Secondo voi è meglio o peggio Trump o Clinton? E perché? Ditemelo, fatemelo sapere. Ciao, cambierà qualcosa per noi in Italia se vince la Clinton o se vince Trump? O sarà lo stesso di adesso e di quando c'era Bush e di quando c'era Bill Clinton, Reagan, Carter? Per me sarà lo stesso. La macchinaria bellica e globalizzatrice degli Stati Uniti continuerà ad andare avanti attraverso il suo peggiore strumento ed arma di distruzione massiva, il dollaro. Allora, cari amiche ed amici, ciao, vi saluto, alla prossima.